Anche quest'anno i turisti a Ravenna possono contare sull'aiuto dei ragazzi di Lavori in Comune, che ogni giorno forniscono informazioni utili per orientarsi in città. Perché hai preferito essere qui in piazza a fare volontariato e non al mare? Ma mi sembrava molto più stimolante, insomma, rispetto ai lavori al mare e c'è più possibilità di incontrare più gente. Beh, un'esperienza che secondo me dovrebbero fare tutti, dura una settimana, quindi una settimana di mare non mi cambia niente. Poi oggi piove anche, quindi al mare non ci sarei andata. Ma perché mi piace comunque parlare con la gente, anche conoscere nuove persone. Ecco, è un po' merito o colpa dei miei genitori che mi hanno un po' spinto a fare questo. Poi anche oggi il tempo non è il massimo per andare al mare, quindi mi consolo. Volevo fare qualcosa per la mia città e in particolare qualcosa che c'entrasse con le lingue, visto che studio al liceo linguistico e intendo continuare a studiare lingue anche all'università. Perché hai scelto questo laboratorio? Era proprio quello che volevi fare? Sì, era quello che volevo fare, anche se faccio un indirizzo che comunque non è tipo il linguistico propenso, diciamo, alle lingue. Cioè, mi piace molto interagire con le persone, visto che faccio psicologia. Sì, era proprio questo, perché anche l'anno scorso ho fatto lo stesso, mi ha così preso che anche quest'anno ho provato a fare di nuovo lo stesso dell'anno scorso, perché comunque è importante anche per ripassare l'inglese e comunicare con i turisti. Sì, era quello che volevo fare perché comunque sono in contatto con i turisti, poi faccio il linguistico e posso, insomma, allenarmi a parlare diverse lingue con le persone. Ritengo che i turisti debbano conoscere la nostra città perché così imparano ad apprezzare le bellezze che noi magari non ci rendiamo più conto di avere, in quanto comunque ci viviamo dentro, siamo abituati, le vediamo ogni giorno. Invece loro non le vedono. E poi dall'altro lato è più utile anche per noi, che comunque appunto siamo collocati in questa realtà, a conoscere delle cose che a noi sono tutto sommato sconosciute. E la domanda più curiosa che ti hanno posto qual è stata? Cosa fosse quella scultura lì, perché mi sembra un po' ambigua e strana. Mosaici. Chiedono dei mosaici, dove sono, se ci sono dei musei dedicati ai mosaici, quindi noi indirizziamo lì principalmente. Particolare? Allora, o dove è un supermercato, oppure c'era stato un signore, questo l'anno scorso, che si era dimenticato dove aveva parcheggiato la macchina. Allora ha chiesto a noi. Voi sapete dove ho parcheggiato la macchina, perché io non mi ricordo, quindi noi un po' stupiti abbiamo provato a dire un po' i parcheggi a Ravenna, però è stato un po' particolare. Di andare al mare a piedi, mi hanno chiesto come si va al mare a piedi un paio di volte. Ma soprattutto chiedono per i monumenti, non cose molto strane. Mi hanno chiesto dove è il supermercato, dei vari negozi, informazioni sui negozi in centro. Più che altro non la domanda, ma come loro hanno risposto. Per esempio, abbiamo chiesto a un turista se aveva bisogno di informazioni e lui ha risposto Guzmà, che non so cosa sia. Ah, ok. Quelli che vengono a chiedere informazioni sono maggiormente di una certa nazionalità o comunque misti? No, di solito misti. Sono soprattutto, ne abbiamo incontrati di italiani, fortunatamente. Poi però anche australiani, americani, poi anche rumeni, un po' dappertutto. Generalmente siamo noi che andiamo da loro. Gli italiani vengono da noi, invece gli altri stranieri magari hanno le loro guide, quindi devi insistere un po' di più e dopo. Molti tedeschi abbiamo, sì, molti tedeschi, anche italiani, poi vari, cioè dai greci, anche turchi, spagnoli, portoghesi, inglesi. Abbiamo incontrato tantissimi tedeschi che, infatti, l'unica lingua che non studiamo è il tedesco, però vabbè, ci abbiamo parlato in inglese. E per il resto cosa abbiamo visto? Sì, ucraini, turchi. E cosa ti aspetti da questa esperienza? Vabbè, di conoscere gente nuova, perché ho già conosciuto gente nuova e spero di conoscere anche nei prossimi giorni. Da questa esperienza mi aspetto di, diciamo, parlare meglio nel futuro con turisti, oppure se per caso, anche se non sono in divisa, magari se sono in centro alla Ravenna e qualcuno mi chiede informazioni, di essere più disponibile. Mi aspetto, insomma, di essere più aperta, comunque di riuscire a cavarmela nelle situazioni un po' di imbarazzo, essere meno timida. Di migliorare a livello linguistico, di conoscere persone di altre provenienze e direi magari imparare anche
le vie della mia città, perché so solo dove abito io e piano piano sto imparando un po' i nomi e cose varie. Cosa ti aspetti da questa esperienza? Divertirmi. Quali sono le soddisfazioni che può dare questo lavoro a contatto col volontariato e comunque con gente giovane? Innanzitutto, siccome non sono più giovane, mi piace stare con i giovani. L'altra cosa è che ci vedo molto di gente, i turisti apprezzano l'iniziativa, mi piace. E nei ragazzi vede un po' di timidezza o comunque... Beh, il primo giorno sì, forse, poi dopo un po' cerco anch'io di aiutarli a non essere timidi. Sono abbastanza bravi, sono bravi, ecco, brave. Sono quasi tutti ragazzi. Sara, Luigi, Alberto, Chiara, Alessio, Matteo di Lavori in Comune per Ravenna Web TV.